Buon sabato a tutti, benvenuti dall'ora del wrestling da Pino Fasciano e dall'indiscusso capo opinionista della World Wrestling Entertainment, Vincenzo De Scoppio Cancello. Buon pomeriggio, Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti. Saluto a tutti gli utenti che ci verranno a trovare. Lasciate un bel mi piace al video, a voi non costa niente, per noi è importante. Ne sono successe di cotte e di crude, vabbè, notizie parlo di ieri, ne parleremo con Bob Vincenzo, poi ci saranno, vabbè, i report di Raw, SmackDown e NXT. Questo è il caffè del pomeriggio, oggi è sabato e questa è l'ora del wrestling. Vincenzo, parliamo prima di notizie, c'è una succulente di ieri, io già ne ho parlato insieme al buon Simone Cadao, ma serve la tua opinione. Quella praticamente che la settimana di WrestleMania Week, Shayna Baszler è prenotata nella Game Changer Wrestling. Prego, Vincenzo, a te la parola. Diciamo che è una notizia che è del clamoroso, perché se poi andiamo a guardare i fatti, dopo quello che è successo a Raw, diciamo, si presagiva che qualcosa nei piani della compagnia potesse addirittura andare a cambiare. Ed ecco che è arrivata questa notizia come un fulmine al ciel sereno, perché poi alla fine alla GCW nella settimana di WrestleMania Shayna Baszler farà la sua apparizione, ma non è l'unico nome, diciamo, che farà la sua apparizione alla GCW, ma ce ne saranno anche altri, forse qualcuno che non verrà inserito nella card di WrestleMania, ma che alla fine, diciamo, verrà portato magari dato in prestito alla piccola federazione. Ed è, diciamo, anche un modo per ampliare un pochettino la collaborazione della WWE, perché comunque parliamoci chiaro, la WWE ha sì, diciamo, le concorrenti come la TNA, come la All Elite Wrestling, come la NJPW, che comunque sono concorrenti della WWE. Però diciamo che una piccola collaborazione con federazioni minori, anche con una o magari due major, come ad esempio, poc'anzi citato, una tra TNA o magari NJPW, o forse magari con entrambe, gioverebbe non poco alla compagnia, ma soprattutto in vista poi dei piani futuri, perché parliamoci chiaro, oggi come oggi, molte superstar, diciamo, quelli over 40 più che altro, e ce ne sono. Vedi per esempio Randy Orton, vedi ad esempio John Cena, che non è un full timer, ma è bensì un part timer che purtroppo, diciamo, ha già annunciato che comunque lui si ritirerà a breve, appenderà gli stivaletti al chiodo. E poi ce ne sono altri che comunque, diciamo, sì, sono presenti, ma non fanno parte comunque dei piani della compagnia. E abbiamo visto che comunque la WWE, come ha ricevuto in prestito di recente, ricordiamoci, di Jordynne Grace alla Rumble, dalla TNA, che ha fatto la sua apparizione alla Royal Rumble, questa volta la compagnia ha deciso di dare in prestito lei qualcuno ad una federazione minore. Diciamo che potrebbe essere una buona idea in vista poi dei piani futuri. Fino. Vabbè, Vincenzo, già ne ho parlato ieri sera. Comunque, innanzitutto è una decisione storica da parte di Triple H. Non è che è un fulmine a ciel sereno, perché in fondo ha già prestato Charlie Dempsey, scusami, Charlie Dempsey, figlio di William Regal, a All Japan Pro Wrestling, a AJPW. Quindi non è una, come si dice, una prima assoluta. Poi vabbè, Jordynne Grace, vabbè, già accennato, quindi comunque, diciamo, come si dice, siamo alla finestra e stiamo a guardare i prossimi momenti della WWE. Prego, Vincenzo, iniziamo subito con Raw e saluti buon Christian e saluto Graziano Pisu. Prego, Vincenzo.
Sì, allora partiamo, diciamo, dalla notizia principale, ossia quella dei titoli di coppia. Perché? Perché poi alla fine, diciamo, tutti speravamo magari in un ladder match per il titolo intercontinentale, cosa che non è, perché alla fine sappiamo che non sarà un match a 7 per il titolo intercontinentale, ma bensì un uno contro uno. Ma partiamo con ordine, partiamo dai titoli tag team che comunque vedranno Finn Balor e Damian Priest difenderli in un ladder match a 6 squadre. In realtà, diciamo che questa cosa un pochettino a me fa storcere molto il naso, perché se tu alla fine volevi fare ad esempio un match a squadre, magari avresti cercato l'andazzo di dividere i titoli di coppia e portare magari quelli di Raw a Raw e diciamo introdurre un mini torneo che avrebbe visto poi la finale a WrestleMania per i titoli di coppia di SmackDown. Alla fine così non è, perché Adam Pearce e Nick Aldis di comune accordo hanno deciso che i restanti 5 partecipanti al torneo, cioè i restanti 5 partecipanti al six pack ladder match, si affronteranno in un mini torneo. Abbiamo già avuto i primi risultati da SmackDown, ma poi ne parleremo tra poco, sì, più tardi. Mentre invece per quanto riguarda Raw non ci sarà, diciamo, un torneo di qualificazione, o meglio, non ci sarà, diciamo, una sorta di quarto di finale o magari una semifinale di qualificazione, ma bensì un match singolo senza tabellone. Perché? Perché a partecipare saranno soltanto il New Day, ovvero Kofi e Xavier, saranno gli Awesome Truth, che sicuramente si qualificheranno, saranno poi quelli dell'Alpha Academy, ma più che altro saranno Otis e Akira Tozawa, i DIY, i Creed Brothers, e alla fine ci saranno anche quelli dell'Imperium. Quindi saranno questi 6 tag team, dove si sfideranno nella prossima puntata di Raw in 3 match tag team, e quelli che vincono poi passano di diritto al match di WrestleMania. Per quanto riguarda invece SmackDown, essendo che, diciamo, non è proprio ampia, però c'è bisogno di capire anche un po' per le varie storyline, di mettere, diciamo, un pochettino a nudo quelle che sono poi le possibilità. Saranno soltanto 2 team di SmackDown a partecipare al six pack ladder match di WrestleMania. Passando poi, rimanendo sempre in chiave tag team, Damian Priest ha battuto R-Truth in un match abbastanza divertente, perché poi alla fine R-Truth, per quasi gran parte dell'intero incontro, ha, diciamo, citato il buon Cena emulando alcune delle sue manovre, ad esempio la FU oppure la STF. Poi alla fine la South of Heaven di Damian Priest balza alla vittoria finale, e quindi alla fine il signor Money in the Bank è riuscito a portare a casa la vittoria. Mentre dall'altra parte abbiamo avuto, diciamo, una serata abbastanza amara per un membro del Judgment Day, e qui arriviamo al secondo punto. Perché? Perché nel Gauntlet Match Ricochet è riuscito a passare, diciamo, è riuscita ad arrivare al turno successivo battendo JD McDonagh in un ottimo incontro, che, diciamo, ha lasciato un po' il pubblico a bocca aperta. Poi successivamente sono arrivati vari Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, Ivar, e alla fine poi Sami Zayn ha dovuto difendere con le unghie e con i denti il suo posto per WrestleMania, che perché alla fine colpo di scena sarà Sami Zayn contro Gunther. Ma diciamo non è proprio un colpo di scena, perché
perché comunque tenere fuori dalla card di WrestleMania uno come Sami Zayn mi sembra un pochettino una pagliacciata. E onestamente il match con Gunther, beh, può essere abbastanza interessante, anzi potrebbe anche essere un ottimo incontro, perché comunque vede di fronte due ottimi atleti. E attenzione, perché potrebbe addirittura trasformarsi in un triple threat. Dico questo perché? Perché diciamo, nel post-match abbiamo visto un Chad Gable abbastanza deluso dal risultato, tanto che ha quasi tentennato nello stringere la mano a Sami Zayn, e tanto che Sami lo ha abbracciato, mentre invece il comportamento di Chad Gable è stato abbastanza freddo nei confronti dell'atleta di origini siriane. E alla fine, nel post-Raw, in un'intervista, lui ha detto che era una questione del tutto personale nei confronti di Gunther, e che, diciamo, è rimasto abbastanza deluso, e forse la compagnia potrebbe anche introdurre un triple threat match per il titolo intercontinentale e poi portare finalmente alla vittoria di Chad Gable. Detto questo, terzo punto riguarda Seth Rollins e Cody Rhodes. Allora, da una parte abbiamo Rollins che nella prima notte di WrestleMania insieme a Cody Rhodes affronteranno The Rock e Roman Reigns nel main event di notte 1, mentre invece la notte 2 affronterà Drew McIntyre, il quale, diciamo, sembra abbastanza, anzi è molto contrariato da questa scelta, tanto che ha detto a Rollins che avrebbe voluto lottare contro di lui al 100%, avrebbe voluto Seth al 100% in vista del loro match a WrestleMania. Invece Rollins, diciamo, mette in secondo piano la situazione di Drew McIntyre, tanto che lo invita anche ad attaccarlo, a metterlo KO. E Drew, diciamo che alla fine non cade nel tranello, ma avrebbe voluto veramente rompere la faccia a Seth Rollins. Dall'altra parte invece abbiamo un Cody Rhodes che, dopo il ceffone rifilato a The Rock, The Rock, diciamo che ieri mattina si è divertito su X e su TikTok pubblicando un bel video in palestra dove ha preso letteralmente in giro il buon Cody Rhodes, dicendogli: guarda, dopo lo schiaffo adesso a Raw ti metti addirittura a piangere, cioè a dire a tua mamma: mamma, vincerò per papà, cioè hai 40 anni, bello mio, cioè, come direbbe dalle nostre parti, sei un pochettino inguaiato. Giustamente Cody Rhodes ha fatto un pochettino la figura dell'imbecille, tanto che l'hashtag, anzi più che altro l'ha preso in giro il Cody Baby Cry, diciamo, è diventato più che un hashtag, diciamo, è diventato proprio un movimento nel professional wrestling tra i vari fan. Passando, diciamo, agli ultimi punti, Jey Uso ha lanciato la sfida al fratello per WrestleMania. Poi ci arriveremo tra poco a SmackDown, anzi, fino, se qualcosa, dopo passiamo direttamente a SmackDown e poi prendiamo tutti i commenti di Raw, e iniziate pure a scrivere quelli di SmackDown, così magari rimaniamo anche sulla retta via. Comunque, diciamo, Jey Uso ha lanciato la sfida al fratello per WrestleMania, dicendogli: guarda, tu mi sei costato più e più volte un match Comunque, alla fine, diciamo, gli ha detto: guarda, tu mi sei costato più e più volte un match, sia contro Roman Reigns, e una volta contro Gunther, e una volta mi hai fatto perdere i titoli di coppia insieme a Cody, e un'altra volta mi sei costato contro Drew McIntyre. Arrivato a sto punto, bello mio, accetta la mia sfida, perché non vedo l'ora di prenderti a calci nel sedere. Ultimo punto riguarda la divisione femminile. Perché? Perché Becky Lynch ha vinto in un ottimo incontro contro
Liv Morgan. Tra l'altro qualcuno, qualche fan americano, chiamava addirittura il turnil di Liv Morgan, che nel post-match sembrava abbastanza tentennare una possibile aggressione alle spalle di Becky Lynch. Tanto che poi ha lasciato la strada spianata a... a Rhea Ripley, che è andata faccia a faccia con Div, e le due, diciamo, hanno scambiato, diciamo, un bel dibattito verbale con Becky Lynch, che ha chiuso il tutto dicendole che a WrestleMania la batterà. Dall'altra parte però abbiamo avuto comunque due match tag team, quello valevole per i titoli, con le Kabuki Warriors che hanno vinto contro Shayna Baszler e Zoe Stark. E adesso capiamo anche il perché della scelta di Triple H di concedere alla GCW, nella settimana più importante dell'anno, la lottatrice ex MMA, ovvero Shayna Baszler, e con le Kabuki Warriors che, ripeto, hanno vinto contro Zoe Stark e Shayna Baszler, mentre invece dall'altra parte vittoria di Candice LeRae e Indi Hartwell contro Maxime Dupri e Ivy Nail, con addirittura Candice che ha citato il povero fratello scomparso di Maxime quando Maxime aveva 20 anni e il fratello purtroppo è venuto a mancare dopo un incidente stradale. Alla fine Maxime, diciamo, al di là del personaggio, è un po' la presa, ma veramente brutta, tanto che da un video della compagnia sui social si è vista abbastanza distrutta, tanto che Ivy Nail è andata a consolarla e, diciamo, le ha fatto compagnia per gran parte del tempo, e, diciamo, ha suscitato anche abbastanza scalpore. Da una parte c'è chi approva questa cosa e dall'altra parte c'è chi invece non approva. Addirittura qualcuno, qualche fan americano, si è addirittura permesso di aggiungere: beh, Candice LeRae è un pochettino come Christian Cage, mentre Christian tocca il papà, Candice LeRae tocca il fratello, la mamma o la sorella. A sto punto, diciamo che è abbastanza paradossale come cosa, tanto che diciamo, non penso che la compagnia prenderà i provvedimenti, ma forse qualcosina a mettere in conto. Detto questo, il voto di loro è un bel 7,5, anzi un bel 8. Bello il Gauntlet match per il number one contender al titolo intercontinentale. Bello anche il match tra Becky Lynch e Liv Morgan. Diciamo, non mi è piaciuta tanto l'intervista a Cody Rhodes, perché tu dopo il ceppone dato a The Rock, potevi pure evitare di metterti a piangere, che comunque cioè, se lo sfidante al titolo mondiale, e con tutto il rispetto, potresti veramente fare una grandissima figura del cavolo. Tanto che, Pino, passo direttamente a SmackDown, poi passiamo a tutti i commenti sia di Rock che di SmackDown. Tanto che The Rock, e qua ci verrebbe da dire The Rock prossimo vincitore di Sanremo, perché? Perché dopo il video di ieri mattina pubblicato sui social, The Rock ha rimarcato il tutto con una bella canzoncina, tra l'altro accompagnato da un chitarrista ed uno che suona la fisarmonica, scusate. E, diciamo, ha preso letteralmente per i fondelli sia Cody Rhodes sia la mamma di Cody Rhodes, che tanto che all'ultimo si è divertito anche a prendere per i fondelli Seth Rollins, addirittura dicendo che se non fosse la moglie di Seth, ovvero Becky Lynch, ha più popolarità dell'architetto del male. E dopo addirittura cioè, ha detto le stesse cose che ha detto nel video, tanto che il pubblico, diciamo, tentennava, perché all'inizio tutti ad acclamarlo, poi tutti a fischiarlo e poi alla fine tutti ad applaudire The Rock, tanto che, diciamo, lo stesso The Rock si guardava intorno a dire:
Allora veramente siete dei perfetti deficienti. Secondo punto, e riguarda il torneo di qualificazione per i titoli di coppia prestellina. Da una parte abbiamo avuto, come da pronostico, il legato del fantasma, anzi come poteva essere pronosticabile, il legato del fantasma che si sono qualificati battendo i due membri della Latino World Order, tanto che Cruz del Toro e Joaquin Wild, visto che comunque adesso stanno per la maggior parte del tempo all'NXT, non credo che interverranno per sfavorire Angel Garza e Umberto Carrillo. Poi, chi lo sa, può essere pure che diciamo nel match tra 2 settimane, perché settimana prossima avremo il match tra gli AOP e gli Street Profits, e poi non ricordo quale altro tag team match di qualificazione, però comunque non credo che la LWO interverrà per sfavorire quelli del legato del fantasma nella settimana di WrestleMania. Dall'altra parte invece New Catch Republic, ovvero Pete Dunne e Tyler Bate, hanno vinto contro i Pretty Dudley. È un buon incontro, però comunque diciamo i New Catch Republic sono i favoriti di SmackDown. L'idea secondo me è pure buona, se da una parte diciamo non condivido con Nick Aldis e né tantomeno come stavo dicendo, se da una parte non condivido con l'idea di Nick Aldis e Adam Pearce di indire questo six pack tag team ladder championship match, dall'altra parte diciamo la condivido perché potrebbe anche essere un'idea proprio per dividere finalmente questi benedettissimi titoli di coppia, ovvero magari un tag team di Raw, vi faccio un esempio, gli Awesome Truth, che sicuramente arriveranno al ladder match, perché è sicuro che ci arriveranno, strappano, diciamo, uno dei due, uno tra The Miz e R-Truth, stacca la cintura tag team di Raw. Dall'altra parte avremo, ad esempio, potrebbe essere o il legato del fantasma, o magari anche un Grayson Waller ed Austin Theory, o forse, perché comunque sono gli strafavoriti, ovvero il New Catch Republic, magari stacca uno dei due membri del team, stacca la cintura di SmackDown, tanto che si crea questo, diciamo, paradosso, questa cosa, alla fine avremo poi finalmente un tag team campione a Raw e un tag team campione a SmackDown. Quindi diciamo che da un lato condivido e dall'altro no, perché potevano anche dividere i titoli magari subito dopo il draft, magari introducendo un mini torneo che poi avrebbe determinato i nuovi campioni di coppia di SmackDown. Detto questo, terzo punto a proposito di legato del fantasma. Rey Mysterio ha lanciato la sfida a Santos Escobar. Ecco, diciamo la card di WrestleMania, la Road to WrestleMania si fa sempre più interessante. Perché se quest'anno non avremo Rey Mysterio contro Dominic, atto 2 con la carriera di Rey in bilico, messa lì in evidenza, dall'altra parte però abbiamo comunque il futuro della lucha libre, ovvero Santos Escobar. E dopo aver battuto Dragon Lee nel post-match lo attacca insieme ai suoi, tanto che Carlito arriva in soccorso, ma finisce sotto assedio dall'intera stable, tanto che nel post-match arriva Rey Mysterio a salvarli e lancia la sfida a Santos Escobar. Vedremo se accetterà quest'ultimo, ma penso proprio che lo farà. Dall'altra parte però abbiamo avuto l'accettazione della sfida per WrestleMania, perché Jimmy Uso ha accettato la sfida per
proposta lanciatagli da Jey Uso. Quindi avremo questo derby samoano, questo match tra fratelli, l'uno contro l'altro, dopo anni e anni, anzi penso che sia anche la prima volta nella storia di WrestleMania per un match tra fratelli, poi il pompino mi correggerà se sbaglio, credo che sia lo la volevi prima dire volta... tra fratelli gemelli, questo sì, volevi tra dire. Fratelli no, gemelli tra frate... perché poi c'è stato sì. Bret Hart contro Owen Hart, quindi non è mica capito, volevi dire tra gemelli, prego. Sì, allora, tra fratelli gemelli è la primissima volta che si affrontano a WrestleMania, quindi una pagina di storia veramente importante. E questo, diciamo, è già il primo annuncio di SmackDown. Il secondo, invece, sarà LA Knight contro AJ Styles, sempre a WrestleMania, mentre invece, dall'altra parte, dopo il match tra Randy Orton e Grayson Waller con la vittoria di Mr. RKO, Nick Aldis ha deciso di punire l'ormai diciamo cocciuto Logan Paul, perché se n'è andata proprio a cercare. Però da una parte sono anche contento, perché per pur di proteggere un pochettino Randy Orton, giustamente anche per proteggere pure Logan Paul, è giusto inserire un terzo uomo. Perché? Perché Logan Paul difenderà il titolo degli Stati Uniti a WrestleMania in un triple threat match contro Kevin Owens e contro Randy Orton. Ultimo punto riguarda Bayley, una Bayley che è sempre più alla ricerca di una diciamo di una compagna, più che altro per attaccare, per essere contro tutto il damage control. Non sarà Mercedes Moné, perché ha scelto i soldi anziché alla WWE, però vabbè, giustamente Mercedes Moné è andato in Ole Dit, sti cavoli, sti gran cavoli, a me non me ne frega praticamente nulla, però se vieni pagata 8 milioni, anzi 5 milioni per 3 anni, e poi al terzo anno c'è l'opzione che per altri 2 anni ti danno 10 milioni, bella mia, per me è fatto pure bene, anche perché quelli sono soldi che finalmente sono arrivati, i soldini di Zamban Ghissà al buon Tonino Belli Capelli, no? A Mister Tonino sono arrivati i soldi di Zamban Ghissà dal papino, ecco. Però tralasciando questo, comunque Bayley è alla ricerca di una, diciamo, compagna per fronteggiare il damage control, Bianca Belair tentenna, perché Bianca Belair comunque non dimentica quello che ha fatto Bayley in passato, e diciamo non è proprio soddisfatta di sta cosa, mentre invece dall'altra parte c'è comunque una Naomi. Tra l'altro Naomi e Tamina erano insieme a Bayley all'arena di Boston proprio per assistere al debutto di Mercedes Moné. Quindi diciamo che Naomi e Bayley hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto. Tamina non so manco se c'è ancora in WWE, ma pare proprio di no, perché non la vedo più, onestamente. Scusami, mi pare proprio di no. Chi? Scusa, sto tornando adesso. La no, figlia no, di Jimmy Snuka. No, no, c'è ancora, ah, okay. c'è ancora. Ah, okay, è ancora vabbè. Sotto controllo. Scusami. vabbè. Okay, è ancora sotto controllo. Vabbè, comunque. Prego. Vabbè, comunque, no, vabbè, è sparita, per fortuna. L'importante è che sta bene, però l'importante è che sia sparita la ring, almeno questo, come Omos, tra l'altro, meno male, oserei pure dire, meno male. Comunque, alla fine, Naomi va in soccorso di Bayley dopo il match contro Dakota Kai, alla fine il damage control fa valere la sua superiorità numerica e la puntata di SmackDown poi si chiude con tutta la stable esultare sui corpi ormai martoriati di Bayley e Naomi. Detto questo, do il voto alla puntata di SmackDown, ribadisco il voto di Raw, un bel 8, ripeto, mi è piaciuto il Gauntlet match e il match tra Becky Lynch e Liv Morgan,
Quello che non mi è piaciuto è stato il comportamento di Cody Rhodes, diciamo, nell'intervista, perché potevi pure evitare di metterti a piangere perché hai fatto la figura di imbecille. Mentre invece per SmackDown gli do un 7. Gli do un 7. Allora, quella che mi è piaciuto, e ribadisco, il segmento di The Rock. Carlo Conti, se ci senti, chiamalo per Sanremo 2025, perché The Rock vince a mani basse. Altro che 5 telefoni, qua ne prendiamo 20 solo per buttare The Rock. A parte che si dice che dovrebbe condurlo ancora per 2 anni a Amadeus, ma al di là di questo, forse volevi dire tale e quale. Comunque, prego, prego. No, comunque, The Rock, ragazzi, al prossimo Sanremo lo vogliamo e lo facciamo pure vincere. E mentre invece quello che capace mi che piace... trucca Vincenzo è capace che trucca il televoto, prego, prego, prego. Vai, vai. No, e con la famiglia Noai non lo possono fare, perché la famiglia Noai è quella più forte. A parte gli scherzi, addirittura qualche fan italiano, non dico il nome, però veramente mi hanno fatto ridere, perché hanno detto che era un misto tra Adriano Celentano e non ricordo pure chi, il Ponte Rock, quando cantava, e tanto che io mi sono messo a ridere, ho detto vabbè, cioè questi veramente. E poi, ma tralasciando il tutto, io l'ho detto pure, ho detto The Rock per me, cioè, al di là del fatto che sta proteggendo Roman Reigns, ed è giusto pure da un lato, cioè The Rock, ragazzi, come, cioè, pure chi cerca di fischiarlo, chi cerca di insultarlo, cioè, non ci riesci nemmeno, perché The Rock è talmente grande, ma talmente grande, che tu mai, cioè, tu non ci riesci. The Rock ha la stessa popolarità, non vorrei dire, però di John Cena, perché John Cena, pure all'epoca, quando era sempre presente, tu cercavi di insultarlo, di fischiarlo, di dire non sai fare nulla, però non ci riuscivi, perché tu allo stesso tempo, pure se glielo dicevi in faccia, cioè, però tu lo guardavi e dici, però cavolo, questo intanto c'è una popolarità mai vista. E The Rock è la stessa identica. Cioè, The Rock è una star internazionale. Se tu vai pure in Tibet e gli vai a chiedere chi è The Rock, quelli te lo sanno dire. È inutile. E tu vai, è inutile che tu dici, oh, ma The Rock però difende Roman Reigns. Può farlo tranquillamente. Anzi, quello guadagna pure 30 milioni. Come, diciamo, membro del consiglio della TKO, guadagna 30 milioni di dollari. The Rock pensa pure a noi. E giustamente è normale che si debba pure far odiare da un lato, grazie al cavolo. Comunque, detto questo, SmackDown, quello che non mi è piaciuto, diciamo, è l'inserire, diciamo, dei match tag team così a caso, perché adesso avremo gli AOP contro gli Street Profits. È quello, diciamo, un pochettino un paradosso, perché se tu da un lato vorresti, diciamo, uno dei due a WrestleMania, dall'altro lato però tu dici, cavolo, però adesso Karrion Kross e Bobby Lashley, vabbè, ci siamo risparmiati il six man tag team match, almeno questo ce lo siamo risparmiati, tanto già sappiamo che lo faranno come kick off o di notte 1 di notte 2 di WrestleMania, sempre dovranno fare quell'oretta, quelle 2 ore. A proposito di oretta e 2 ore, Pino, poi passiamo subito ai commenti, scusate ancora, vi rubo, diciamo, altri 2 minuti. Allora, ho letto una notizia che farà più piacere anche ai fan italiani. Perché? Perché la WWE sta pensando, per quanto riguarda i premium live event, di anticiparli di un'ora, anziché alle 2 di notte vorrebbero farla, vorrebbero trasmetterli in onda alla 1 di notte, cioè ora italiana più che altro, mentre invece in America sarebbero le 19. Quindi anziché delle 20 in America lo faranno alle 19. E poi in Italia, anche negli altri paesi europei, con il nostro stesso
orario, andranno in onda anziché alle 2 di notte, alla 1 di notte. Quindi ci può pure stare, ci fa piacere. Vabbè, Pino, lascia a te i commenti. A prescindere che per ora, con sì, l'ora legale negli Stati Uniti, per ora gli show Raw, SmackDown e NXT andranno in onda, e questo parlo ovviamente per Discovery Plus, andranno in onda all'una invece che alle due. Vabbè, ma questo riguarda Discovery Plus, non è che riguarda i premium live event, giusto per precisare, Vincenzo. Sul fatto dei premium live event non ho letto da nessuna parte. Tu sicuro che è una fonte, Vincenzo? L'ho letta ieri, diciamo su Facebook, da un sito italiano. Ti dico, e solo allora questo. Non ha fondamento, perché o è preso da Fightful, che non è che a Fightful ci credo tanto, però diciamo che è più attendibile Fightful e PW Insider. Se non lo dicono loro, non ci credo. Già Meltzer le spara a cazzo e basta. Considera che Ringside News, 411 Mania, la stessa Wrestling, vabbè, non tanto Wrestling, però 411 Mania, Ringside News, le prendono tutte quante da Fightful, Meltzer o PW Insider. Quindi tanto vale che vai a leggere l'originale. E sul fatto di pay per view non le ho sentite. Sul fatto degli show settimanali, sì, anticiperanno a luna, ma questa è l'ora legale negli Stati Uniti, quindi che a noi non ci... Vabbè, perlomeno riguarda chi c'ha Discovery Plus. A me, a te, non ce ne può fregare de meno. Vabbè, andiamo qui. Per quanto riguarda i premium live event, questa notizia non mi risulta, e fai conto che se viene da Ringside News, 411 me, è tutto falso. Si è presa anche da Meltzer non si occupa dell'Italia, quindi è falso. Fightful non si occupa dell'Italia. PW Insider non si occupa dell'Italia, è questione solo di anticiparli in generale di un'ora, cose che potrebbero anche fare, però per ora sicuro sono gli show ed è per l'ora legale negli Stati Uniti. Comunque andiamo avanti. Allora ringrazio Chris, ringrazio Graziano Bisu e ringrazio Stefano Foggio. Allora iniziamo con Ru. Becky Lynch vs Liv Morgan, un gran bel match che potrebbe anche essere più bello di quello che vedemo a WrestleMania. Sicuramente ha già superato quello dell'anno scorso tra Rhea e Charlotte, ma quello contro Becky deve essere l'incontro più importante della carriera di Rhea Ripley. Non importa se vinca o perda, ma deve consacrarsi lì. Parlando di questo match, Fistaro è sembrato molto equilibrato. Hanno fatto più volte le loro finisher, ma si sono sempre salvati uscendo dal ring. Alla fine vincerà Becky con la Man Endor Slam. Sì. Si pensava all'ennesimo finale per squalifica per colpa di Nia Jax, ma non si è fatto vedere, anche se le attaccherà nel backstage e settimana prossima affronterà Becky in un Last Women Standing Match. Si giocherà l'ultima opportunità per unirsi al match titolato in WrestleMania. Candice LeRae e Eddie Hartwell contro Ivinel e Maxine Dupri. Si pensava un match inutile, invece durante l'incontro è successo qualcosa di inaspettato. Quando Maxine stava facendo il warm su Indy, aggiungo io con un'inquadratura oscena, e si sente tutta l'assenza del vecchio team di regia televisiva, si mette di mezzo Candice, che la rimprovera dicendo che è ridicola e che non è una vera wrestler, andando a menzionare anche suo fratello deceduto. Ne approfitta Indy per colpirla e andare a vincere. Ma ci sono le basi per il turnil o solo di Candice o del The Way femminile? Preciso una piccola cosa, Vincenzo. Era stato vociferato che le storyline sarebbero, chiamiamolo, avrebbero fatto, per meglio dire, un salto in avanti, sarebbero diventate più mature
come i vecchissimi tempi, vabbè, qualcuno a dire pure della ruthless aggression, cioè sarebbero diventati più maturi e avrebbero, come un po' nello stile della WWE dei tempi di Vince McMahon, avrebbero praticamente utilizzato, avrebbero riportato la realtà, avrebbero coinvolto ovviamente, si parla di parenti deceduti, eccetera, eccetera. Sarebbero diventate più mature, te lo dico perché non so se avevi letto questa notizia, però non mi meraviglia ed è tutto ovviamente tutto scriptato, quindi diciamo che parliamoci chiaro, Pino, se oggi vediamo che ogni tanto a Cody Rhodes gli toccano il papà, Dusty di American Dream, Dusty Rhodes, purtroppo è deceduto da diversi anni, però non mi stupirebbe se ogni tanto menzionassero qualche membro della famiglia, magari che non c'è più, a qualcuno, cioè non mi stupirebbe, tanto che diciamo anche parlando poi del concerto di The Rock escono anche qualche parola abbastanza sconcia, quindi diciamo che c'è questa cosa di voler non tanto riportare la WWE ai fasti di un tempo, quando era la aggressività spietata, la ruthless aggression, o magari nell'attitude era, però diciamo che se tu vai a fare due calcoli, cioè oggi come oggi, se tu vai a vedere ragazzini di 10, 11, 12 anni, guarda che sanno molte più cose di noi che ne abbiamo 25, 30, 40, 60. Cioè, parliamoci onestamente, la WWE guarda pure a questo, che dice io posso pure trattenere qualche segmento, ma non sempre, con tutta sincerità. Quindi è giusto anche che ogni tanto si faccia capo, sempre nei limiti, onestamente sempre nei limiti, perché c'è chi può reagire bene, chi invece può reagire male. Okay? Io penso che il segmento, quello di, adesso passo subito ai commenti, quello che poi è successo nel tag team match tra Maxime Dupri e Divinade contro il The Way femminino, ovvero Kendi e Sedindi, diciamo possa essere anche un motivo di maturazione per Maxime Dupri, che la ragazza le capacità le ha. Però, come ho già detto anche agli amici del Fanta Wrestling su Messenger, ho detto, per me Maxime Dupri potrebbe anche andare ad NXT per crescere, sinceramente, perché la ragazza ha le capacità, il personaggio c'è, però deve crescere tecnicamente. Secondo me è la giusta via per magari un futuro buono per sta ragazza, perché comunque ci mette il suo impegno e si vede, cioè da una che da gran gnocca qual è, parliamoci chiaro perché è una gran bella ragazza, però comunque ci mette il suo impegno e le piace quello che fa all'interno del ring, quindi perché non dare una possibilità a questa ragazza, magari portandola ad NXT, facendola crescere, per poi riportarla nel main roster, e magari chi può dirlo, potrebbe anche essere una sorpresa in futuro, una sorpresa in positivo. Dall'altra parte poi abbiamo avuto Becky Lynch contro Liv Morgan, una Liv Morgan che potrebbe inserirsi nel match, attenzione, perché l'idea di portare non un triple threat, ma addirittura un fatal four way match per il titolo femminile a WrestleMania non è da scartare, perché comunque Rhea Ripley, salvo sorprese, ok che affronterà Becky Lynch, ma dall'altra parte tu c'hai comunque una Nia Jax che deve avere un rematch, lo vorrebbe pure avere a Backlash in Francia, ma comunque deve avere questo benedetto rematch. Dall'altra parte c'hai Liv Morgan che sembra avere il dente avvelenato. E attenzione, perché Liv Morgan potrebbe anche tornare heel, come Candice LeRae ed Indi Hartwell,
come anche Chad Gable, cioè potrebbero esserci dei turnil in vista di pre-WrestleMania o magari anche a Raw after WrestleMania. Quindi diciamo non mi stupirebbe la WWE se decidesse, nella, secondo loro dovrebbe essere la più grande WrestleMania di sempre, da quando è nata, non mi stupirebbe che introducessero anche Nia Jax e Liv Morgan all'interno del match tra Rhea Ripley e Becky Lynch. Anzi, ci sarebbe pure da dire, Last Women Standing Match potrebbe essere anche l'opportunità per Liv di mettere i bastoni tra le ruote a Becky Lynch e di far finire magari il match in doppio count out, cioè nessuna donna resta in piedi tra Becky e Nia, con Liv che si mette in mezzo e Nia Jax che alla fine partecipa al match contro Rhea Ripley insieme a Liv Morgan. Fino. Cioè, proseguiamo perché non però bisogna non cioè tutto poco niente, però bisognava comunque parlarne. Kabuki Warrior versus Shayna Baszler e Zoe Stark per il titolo di coppia. Finalmente le vediamo impegnate in un match competitivo dopo due mesi di squash totale. Mi aspettavo la loro vittoria, invece restano campionesse le giapponesi. A parte una piccola distrazione da Dakota Kai, hanno anche vinto in maniera pulita e non hanno nemmeno avuto intenzione di proteggere Shayna e Zoe per un eventuale rematch. Gauntlet match inizia a ricoscere di McDonough. Per essere il primo incontro dura parecchio. In questo incontro abbiamo rivisto il JD forte di NXT e non il jobber di Raw, anche se non passa il turno, ha messo in difficoltà Ricochet, che si prepara ad affrontare Bronson Reed, anche se non velocemente vince facilmente ed è ancora nel pieno delle forze per affrontare il numero 4 che è Sami Zayn. Incontro ben combattuto che vede la vittoria di Sami dopo un sunset flip powerbomb dal paletto. Saprei dare una canulla, ma prima che il match parta Bronson Reed si vendica su Sami colpendolo diverse volte anche con lo tsunami. Appena Nakanuna entra sul ring tenta subito la Kinshasa, ma per poco non prendeva per roll up. Questo round dura parecchio, nonostante il vantaggio Nakanuna non riesce a vincere, ed è anche giusto così visto che l'ultimo rimasto è Chad Gable e abbiamo la finale tra gli unici due che potevano davvero vincere. Terzo incontro di fila molto impegnativo per Sami con Chad, che lo lavora spesso alla gamba per farlo cedere alla ankle lock. In questo modo Sami non può nemmeno correre ed effettuare l'eluva kick. Dopo l'ennesimo ankle lock, Zayn trova il modo di rovesciare la mossa e chiudere Gable in un roll up vincente. Sarà lui dunque l'avversario di Gunther a WrestleMania e sono contento. Era l'unico del Gauntlet insieme a JD McDonald che non aveva avuto una title shot, anche se non sarà comunque una sfida inedita perché si affrontò l'estate scorsa ma in un no title match. Aspetta ancora, finisco ancora sto segmento. In molti si erano fissati che volevano il ladder match per il titolo intercontinentale solo perché è stato fatto in un house show, ma come dico sempre, ciò che fanno lì non ha alcun legame con la narrativa che vediamo ogni settimana in TV, a meno che non mostrino un filmato, non ci sia un cambio di titolo, che di tanto in tanto succede. Io mi aspettavo il ladder più per il titolo degli Stati Uniti perché c'è più confusione attorno a Logan Paul, mentre è risaputo che Gunther vuole sempre i match uno contro uno. Non mi aspettavo, scusa un momento, ho sbagliato, colpa mia, un momento, ecco qua, trovato, scusami ancora, perdonami. Non mi aspettavo che l'annunciassero per titoli di coppia perché il Judgment Day aveva la storia principale contro gli Absolute Truth ed erano gli unici che potevano sfidare il 2 contro 2 senza fare la mucchiata. Escludo che possono separare le cinture con l'under match perché li abbiamo già visti in passato con appesi due titoli diversi e non ne hanno mai approfittato per fare questa cosa. Se volevano davvero separare l'avrebbero fatto lottare il Judgment Day in due serate difendendo prima un titolo e poi l'altro. Prego Vincenzo, vai.
Avrebbero potuto fare anche così, però attenzione perché, allora, da una parte condivido, perché come ho già detto prima, durante, diciamo, il recap di Raw di SmackDown, da un lato non condivido perché comunque tu avevi tutto il tempo per dividerli quei benedetti titoli tag maschili. Dall'altra parte invece condivido perché tu così hai proprio quella possibilità nel dire ok, adesso un team di Raw si prende la cintura di Raw e un team di SmackDown stacca quella di SmackDown. Quindi a sto punto hai guardato anche in questa prospettiva qui. Però per quanto riguarda invece un possibile ladder match per il titolo degli Stati Uniti, beh, poteva anche esserci perché comunque avevi Kevin Owens, Randy Orton, Grayson Waller, AJ Styles, LA Knight e Austin Theory con Logan Paul che avrebbe dovuto difendere il titolo. Ma secondo me non l'avranno nemmeno fatto così perché forse, ripeto, forse. Hanno voluto preservare la salute di Randy Orton perché non dimentichiamoci che Orton, ok, che è guarito dall'infortunio, però diciamo non è proprio al 100, al 100%, 110%. Per quel che riguarda invece il Gauntlet match, è durato veramente a lungo il match tra Ricochet e JD McDonagh. JD McDonagh si è visto finalmente quello che era ad NXT, a NXT UK, ovvero un gran bel wrestler che comunque è molto tecnico, è molto agile e sa fare bene il suo lavoro. Mi auguro che post WrestleMania possa avere diciamo, una forma di riscatto, perché comunque c'è una bella carriera davanti. Poi, a passare comunque è comunque Ricochet che diciamo arriva fino a quando Sami Zayn non lo butta fuori, un Sami Zayn che ha resistito contro Bronson Reed che lo ha messo KO nel post match con Tre Tsunami a Shinsuke Nakamura che pregustava già la vittoria e poi su Chad Gable con un roll-up che secondo me anche un po' per dare quel senso di adesso facciamo tornare il Chad Gable e lo mandiamo a WrestleMania perché il roll-up diciamo non è una vittoria abbastanza pulita nei confronti del coach dell'Alpha Academy, quindi a questo punto penso che inseriranno anche Chad Gable nel match per il titolo intercontinentale o magari Gable avrà la sua opportunità post WrestleMania se Sami Zayn dovesse vincere contro Gunther. Dall'altra parte poi abbiamo comunque Shayna Baszler e Zoe Stark che hanno affrontato le campionesse, hanno fatto comunque un buon match, vittoria pulita da parte delle nipponiche, adesso vedremo chi saranno nei loro sfidanti. Onestamente, non ne ho idea. Pino. Allora, Vincenzo, aspetta un momento, scusami. Ah, ripeti un momento il voto per Ro. Il voto per Ro è un 8. Aspetta, vabbè, sì, no, già passiamo a SmackDown. Passiamo a SmackDown. Jimmy Uso è costato a Jay tre regni titolati. Il primo fu quello USA di Austin Theory, ma lì avvenne per sbaglio. Poi il titolo WWE di Roman Reigns, poi gli ha fatto perdere il titolo di coppia con Cody e per ultimo il titolo intercontinentale di Gunther. Poi, vabbè, stava parlando ovviamente di Sami Zayn. Poi, vabbè, Graziano Pisu, giustamente, vuole ritornare, vabbè, sul
vabbè, sulla storyline di Candice LeRae, Maxine Dupri, eccetera, eccetera. Poi passiamo a SmackDown. Christian, concerto di The Rock, come sempre, molto divertente. Dimostra ancora una volta che il pubblico all'arena è un branco di ipocriti. Cosa che io sostengo e che avevo capito almeno 15 anni fa. Prima insultavano The Rock facendogli minacce di morte a lui e alla sua famiglia, e ora insieme a lui si sono divertiti a prendere in giro Cody Rhodes, che tanto volevano contro Roman Reigns al posto del People's Champion. Vince McMahon, Triple H o chi per loro non devono dargli la vinta e continuare con i piani che avevano in mente, altrimenti escono porcherie come le controversie di quest'anno che, cambiando più volte i piani, l'hanno ripresa bene, o la Kofi Melia, che solo ai bambini o a chi ha scarsa memoria poteva piacere e appassionarsi. LW vs Legado del Fantasma per l'opportunità di avere un match di qualificazione alla del match di WrestleMania per il titolo di coppia. Finalmente lottano con qualcosa in palio, si spera per l'ultima volta. Vincono gli ex Los Lotarios, che meritavano di più questo riconoscimento per il loro valore e le loro capacità. Sono a metà dell'opera. Per andare a WrestleMania dovranno vincere il vero match di qualificazione. Momento, continuiamo. Grayson Waller vs Randy Orton, che continua ad affrontare gli amici Logan Paul prima di arrivare a lui. È stato più bello il match che fece contro Austin Theory, che lo mise più in difficoltà. Qui non è stato proprio uno squash, ma Grayson non l'ha impensierito molto. Nel post-match, Logan Paul e i suoi due alleati attaccano Randy, che viene salvato da Kevin Owens. Arriva anche Nick Aldis, che sancisce un triple threat match per il titolo degli Stati Uniti. Era la soluzione più semplice da annunciare, ma fino a prima di Elimination Chamber, in uno scenario che nessuno avrebbe previsto. Per questo era meglio fare qui il ladder match e dare l'opportunità anche a Theory e Waller. Ora spero che riescano a rientrare nel match per titolo di coppia, perché non puoi lasciarli fuori da WrestleMania. Prego, Vincenzo. Non puoi lasciarli da WrestleMania perché giustamente Grayson Waller ed Austin Theory come tag team è interessante. A parte la loro gestione pessima, però per me possono essere comunque un valore aggiunto a SmackDown. Io credo che possano fare bene insieme, salvo poi colpi di scena, a meno che Nick Aldis non si sveglia come Shawn Michaels e decide di splittare entrambi. Dall'altra parte, poi abbiamo avuto la vittoria dei Los Lotarios, ovvero del Legado del Fantasma sulla LWO, e direi abbastanza giusto, secondo me. E giustamente adesso vedremo chi affronteranno nel vero match di qualificazione per WrestleMania. Dall'altra parte, poi abbiamo avuto Randy Orton che comunque ha, diciamo, faticato e non poco contro Grayson Waller, che dimostra sempre di più essere diciamo, una star, uno bravo tecnicamente, e che secondo me dopo l'infortunio, quando sarà proprio al 100% della forma, veramente potrà lottare magari anche per il titolo degli Stati Uniti. Ce lo vedo più che altro, ce lo vedo come campione degli Stati Uniti, ma anche, o forse anche qualora dovesse essere spostato a Raw, magari come futuro campione intercontinentale. Per quel che riguarda invece The Rock, allora parliamoci chiaro: a me la storyline di Kofi Kingston piacque, perché comunque Kofi, diciamo, a me mi è sempre rimasto simpatico Kofi Kingston, fin dal suo debutto, diciamo, nel 2008. Però, diciamo, questa storia di Cody, a me fa un pochettino storcere il naso. Tanto che mi sto chiedendo tra me e me, sono veramente sicuro che The Rock possa tradire Roman Reigns? E se fosse solo Sikoa a tradire Roman a WrestleMania, facendo vincere Cody, visto che comunque solo Sikoa è il successore di Roman Reigns come capotribù, diciamo,
Diciamo, The Rock ha quel punto interrogativo, ma solo Sikoa ne ha 3-4 in più rispetto al People's Champ. D'altra parte, poi abbiamo avuto Jimmy Uso che alla fine ha accettato la sfida del fratello, e salvo colpi di scena non dovrebbe esserci anzi, non credo che, cioè, salvo colpi di scena, non è che voglio dire non dovrebbe esserci. Però io penso che ci sarà a WrestleMania Notte 2 per aiutare Roman, ma allo stesso tempo attenzione perché potrebbe anche aiutare Cody allo stesso tempo. Cioè, WrestleMania, ragazzi, ormai mancano solo 2 settimane, veramente non vediamo l'ora che inizi, perché veramente ci sono tanti, ma tanti punti interrogativi. E sarà forse una delle WrestleMania più incerte della storia, più incerte e più belle della storia. Ce lo auguriamo. Fino. Ecco Vincenzo, allora, aspetta, Graziano Pizzi ti chiede quando vedremo Bianca Belair il, poi sempre Cristian, Santos Escobar vs Dragon Lee, bel match, cioè, del match c'è cioè, da ricordarsi solo dell'ennesimo botch Dragon Lee, io non capisco perché si ostina a fare le powerbomb se non è capace. Uno come lui non è materiale per lottare in WWE come quasi tutti gli altri messicani mascherati, che restassero invece a lottare nella tripla. Dove piace quello stile di lotta, la lucha libre non va proposto in WWE. Fortunatamente vince Santos Escobar in un semi squash, visto che ha più possibilità di fare bene in WWE. Tamina Lola si vede dal draft dell'anno scorso, è stata assegnata a SmackDown e nonostante nel roster ci sia poca gente, non l'hanno fatta mai apparire. Graziano Pizzo, infatti mi chiedo, ma Omos dove è finita? La Royal Rumble c'era, giusto? Poi. No, beh, Graziano, finendo parlare di Sanremo, no, perché ancora sotto contratto con Mediaset, ma si parla che Amadeus ha accettato ancora 2 edizioni. Andiamo avanti. Christian, The Rock ha qualcosa di Adriano Celentano, lo dico anch'io, oltre che per la canzone, anche per il modo di recitare nei film. Poi, ancora un altro match, Pretty Deadly vs Tyler Bate e Pete Dunne. Anche qui c'è in ballo l'opportunità di avanzare al match per partecipare al Ladder di WrestleMania. Io avrei tanto voluto la vittoria dei Pretty Deadly, ma ultimamente erano anche spariti, a differenza degli altri due che ogni settimana dicevano di voler avere un'altra opportunità. Secondo me lo meritavano più Elton e Kit per il loro ultimo anno qui a SmackDown. Invece, come era prevedibile, vincono Bate e Dunne, che a quanto pare sono l'unico tag team che i Pretty Deadly non riescono a sconfiggere. Prego, Vincenzo, a te la parola. Se ci mettiamo in conto che non riesci cioè ormai Rolling Brutes non esistono più, questo è un dato di fatto. Cioè la LWO è impegnatissima con il Legado del Fantasma e anche a NXT. Legado del Fantasma che ci vogliono fare i cavoli loro, ma alla fine se la devono vedere con la LWO. AOP e Street Profits che si sfondano di mazzate a vicenda, c'hai sì, Austin Theory e Grayson Waller che adesso fanno i guardaspalle di Logan Paul, cioè, grazie al cavolo che alla fine i Pretty Dudley e che New Catch Republic debbano affrontarsi sempre l'uno contro l'altro. E onestamente la vittoria di Tyler Bate e Pete Dunne ci sta anche perché poi vedremo fino se arriveranno a WrestleMania, se poi saranno coloro che staccheranno la cintura di SmackDown. Per quel che riguarda invece Dragon Lee, allora Dragon Lee ha delle buone potenzialità. Secondo me è stato sbagliato subito mandarlo nel main roster, già dopo pochissimi mesi. Perché? Perché comunque è uno che non ha raccolto tanti ottimi risultati a NXT, tanto che diciamo nei primi periodi raccoglieva solo sconfitte. Poi dopo, ok,
qualche vittoria, ha vinto il titolo nordamericano, è stato comunque campione, seppur per poco tempo, per poi perdere contro Oba Femi, che aveva incassato l'NXT Breakout Contract. Quindi, ok, però alla fine Dragon Lee per me hanno sbagliato a mandarlo subito nel main roster. Secondo me doveva farsi ancora le ossa a NXT. Per quel che riguarda invece diciamo il resto, Santos Escobar, ragazzi, è il futuro della luce libre e lo sappiamo da parecchio, quindi beh, non mi stupirebbe che prendesse lui le redini di Rey Mysterio in futuro. Tamina, onestamente, non me ne frega praticamente nulla, l'importante è che resta i box. Omos, invece, meno male. Però mi hanno detto che il nuovo look di MVP lo rende quasi, anzi, lo ha reso irriconoscibile. Ma non l'ho visto, a proposito di Omos. Vabbè, che devo dire? No. Ecco Vincenzo, allora Bayley vs Dakota Kai. Questo è ufficialmente il suo match di ritorno dopo quasi un anno dal suo infortunio. L'incontro dura poco e termina in squalifica per l'intervento del Damage Control. A salvare Bayley arriva Naomi, ma c'è troppa superiorità numerica dall'altra parte. E anche lei alla peggio. Servono altre alleate, dovrebbero essere Bianca Belair e Jade Cargill per arrivare ad avere un 4 contro 4. SmackDown ha avuto 6 e mezzo anche grazie al concerto di The Rock. Poi, aspetta un momento, sempre Christian. L'idea di mettere in mezzo i morti nel storyline non l'hanno certo inventata in altre federazioni. La WWE lo fa da anni e in tempi recenti ci fu quel promo orrendo, non tanto per gli argomenti, ma per la recitazione e per l'inutilità a cui si portò. A cui portò di Charlotte che mette in mezzo all'improvviso suo fratello scomparso nella rivalità con Paige senza che nessuno l'avesse citato prima. E come non menzionare il mistero che ti riballa e di Guerrero per qualsiasi cosa. Gli fece pure vincere una Royal Rumble un titolo a WrestleMania costruendoci una rivalità sopra. Il bello è che tutti quelli che si sono indignati sono gli stessi che rivolgono l'era Attitude del TV14. Con queste cose, segmenti come questi sarebbero all'ordine del giorno e farebbero anche di peggio. Persone che non sanno nemmeno cosa sia successo in WWF. Devo leggere per correttezza anche il commento di Graziano Pizzi, se non giustamente poi si arrabbia. Ma quando si cerca un padre, una madre o fratelli defunti, anche se per finta, a me non va bene. Se capitasse a me, io non piango, io divento una bestia. Per correttezza dovevo leggere che sennò giustamente Graziano poi si arrabbiava, ma è giusto leggerlo. Poi, Christian, è anche un'usanza americana citare i morti in questo modo. Fa parte di una loro cultura, ma sempre questo, pure i funerali, ci sono pure durante i funerali i party, cioè si mettono pure a mangiare durante i funerali. Cioè, per meglio dire, nel dopo funerale, per meglio dire. Stefano Foggiuni, il segmento di Candice LeRae l'ho compreso poco. Questa ragazza è bipolare perché tutto questo non aveva dato segnali di un possibile turn. Spero che presto facciano questo match finale tra Killer Cross e Bobby Lashley in modo da liberarci da questo scempio. Kerry non è mai bruciato, non si rialzerà più. Poi. Graziano Biso ti chiede: ma che fine ha fatto Dexter Lumis? Chiamiamo chi l'ha visto. Poi Christian, a livello di statistica, i Pretty Deadly hanno sempre battuto i Brawling Brutes in ogni abbinamento, in ogni stipulazione, e dopo quella faida non hanno fatto più niente. C'è la morte con Dragon Lee, ma non è un mistero. Io non capisco cosa ci vedono in Dragon Lee, è impossibile parlare bene di lui. Graziano Pis, quindi vedremo Rey Mysterio contro Santos Escobar a WrestleMania? Stefano Foggia risponde: speriamo di no. Graziano, secondo me la faida tra Rey e Santos a
ha fracassato le palle, Stefano. Comunque, poi, vabbè, fra Graziano Pisu, per concludere, fra un po' vedremo De Rocca anche nelle fiere, nelle feste paesane o nelle sagre, o la sagra della porchetta da riccio. Prego, Vincenzo. Vabbè, quello che ti ricordi, no, rispondi. No, De Rocca lo vedremo anche ai matrimoni. Diciamo i matrimoni qui al sud, lo metteremo a cantare, i matrimoni qui al sud. Però il problema è che è lui che deve pagare noi, non noi a lui. Quindi The Rock non so quando gli convenga più che altro. Specialmente i matrimoni qui in Campania. Se andiamo a contare quelli a Napoli, cioè metti The Rock a cantare qualche canzone in napoletano, quello è veramente il colmo. Ma lasciamo stare. Comunque, detto questo, allora, partiamo dal presupposto. Vincenzo, scusami, Vincenzo, finiamo un momento il segmento comedy. Ma magari pagherei per sentire The Rock cantare in napoletano. E chi ti dice che non conosca pure qualche canzone e faccia che conosce più qualche canzone in napoletano piuttosto che qualche canzone tipo di Eros Ramazzotti? Comunque vai avanti, scusami. Vai. A sto punto, se lo becchiamo in Italia, glielo chiediamo. Sarà mia premura, se lo becco in Italia, glielo chiedo. Magari gli faccio anche dire un Forza Napoli, così, tanto per... Comunque no, vabbè, a parte questo, sulla questione, diciamo, di mettere persone che non ci sono qui in mezzo, allora è vero, in America la punzione, la cerimonia funebre, io per esempio una cosa che non capirò mai, però diciamo che pure da noi funziona così, perché ad esempio uno a mezzogiorno tu non è che mangi, no? È come se tu ti abbuffassi, perché panini, diciamo affettati, non si capisce praticamente nulla. Quindi tu giustamente in America addirittura mettono i dolci, bevande e roba varia, ma perché comunque per loro ok l'essere andato via per sempre quella persona, però è come se da una parte stessero festeggiando, perché se ha sofferto magari in vita, giustamente oggi non c'è più, e per loro è come se in questo momento stesse festeggiando, diciamo, una vittoria alla fine. Almeno io la vedo così, poi in America possono spiegarlo in maniera abbastanza diversa, però io la vedo così. Quindi se in WWE ogni tanto menzionano qualche personaggio che non c'è più, qualche familiare che non c'è più, l'importante è che lo facciano almeno nei limiti. Però c'è comunque chi dà fastidio, tipo per esempio a me all'inizio ha dato parecchio fastidio sta cosa che a Maxime Dupri ogni tanto, diciamo, ne hanno veramente tirate di tutti i colori. Ho letto anche qualche commento abbastanza deplorevole nei confronti della ragazza dopo quello che è successo a Raw, e onestamente alcuni veramente fan sono veramente degli imbecilli, ma con la I maiuscola. Per quel che riguarda invece il match di Dakota Kai e Bayley, diciamo che alla fine la supremazia del damage control ha fatto da padrone, però vedo più che altro diciamo la questione che comunque Bayley a WrestleMania avrà un'alleata. Non dovrebbe essere Bianca Belair, perché il turnil di Bianca, beh, potrebbe esserci magari post WrestleMania, secondo me. E onestamente non so se sarà proprio su Bayley o sarà magari su qualche altra superstar, ma penso più che altro su Bayley a questo punto. Per quel che riguarda invece i Pretty Dudley, allora i Brawling Brutes veramente hanno vinto praticamente di tutto, hanno vinto qualsiasi match contro i Brawling Brutes. Hanno vinto veramente più match contro di loro che contro altri tag team, però alla fine io credo che verranno ripescati, magari diciamo post WrestleMania, finalmente gli daranno i titoli di coppia che meritano, perché comunque sono un buonissimo tag team match, cioè un buonissimo tag team. Per quel che riguarda invece Santos Escobar e Rey Mysterio, vedo probabile un loro match a WrestleMania l'uno contro l'altro, ma staremo sempre a vedere.
Pino. Vincenzo, per piacere, ripeti i voti di Raw e SmackDown e poi puoi passare direttamente a NXT. Allora, per Raw è un 8, mentre invece per SmackDown è un 7. Adesso parliamo di NXT. Allora, parliamo della notizia che fa abbastanza scalpore, ossia Trick Williams che, diciamo, si è limonato l'Ash Legend nel main event di NXT. Perché? Perché innanzitutto è stato annunciato per Stand and Deliver, vabbè, diciamo ormai lo sapevamo, lo dicevamo da mesi, che Trick Williams e Carmelo Hayes andassero l'uno contro l'altro a Stand and Deliver, ed è così. Perché? Perché Trick Williams ha lanciato la sfida a Carmelo Hayes e i due si affronteranno proprio a Stand and Deliver. Lo show che, diciamo, si disputerà poche ore da WrestleMania, quindi in Italia inizierà alle ore 18 italiane, se non sbaglio il kick-off sarà alle 17, mentre invece per quanto riguarda il main show sarà alle 18, quindi ha voglia pure di godercelo, almeno questo. Vincenzo, giustamente Cristian, io questa notizia non la sapevo, quindi te la riporto un momento, perché comunque... sì. È giusto pure dirlo. Trick Williams e Lash Legend sono veramente fidanzati, ci riporta Cristian, prego. E io non lo sapevo, ah. Se no ti correggevo io. Ah no, prego, nemmeno, prego. No, nemmeno io, nemmeno io, vabbè. Trick, che ti dobbiamo dire, è buon per te. È buon per te, sperando che non ti distrugge in un da un momento all'altro, no, sai. No, una manovra sbagliata. E si ritrova no, dopo non vorrei, no, dopo non vorremmo che come Lana, dopo pochi anni, addirittura... 7 anni che l'ha sopportato, scusami. 7 anni che l'ha sopportato, mamma mia. Intanto qualcuno si è divertito, addirittura adesso faranno un ladder match Dolph Ziggler contro Bobby Lashley per il contratto di CJ Perry. No, ma devi vedere come l'hanno preso per il culo a Dolph Ziggler dopo questa notizia. Come l'hanno preso per il culo, prego. Vabbè, lo devo riportare, anche se perché Dolph Ziggler sta lottando come nickname ed è uno dei lottatori di punta della TNA. Prego, prego, Vincenzo. Vincenzo? Puoi tornare un momento indietro, perché io ti ho interrotto, prego, prego. Sì, no, allora, Trick Williams e Carmelo Hayes si affronteranno a Stand and Deliver dopo mesi e mesi in cui lo dicevamo, finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale. E, diciamo, questo match si aggrega poi a quello che era già stato annunciato settimana scorsa come main event di Stand and Deliver, ovvero Ilya Dragunov contro Tony D in un match valevole per il titolo di campione NXT. Tra l'altro c'è anche da dire che Ilya Dragunov ha fatto visita a Tony D, tra l'altro, ragazzi, una cosa cinematografica abbastanza divertente, con addirittura Ilya Dragunov che viene rapito e viene portato su un ponte al cospetto di Tony D, che, diciamo, parla a Ilya Dragunov e gli dice: stai molto attento perché verrò a prendermi il titolo. Cioè, proprio a prendere anche per i fondelli noi italiani, a mettere in confronto mafia russa e mafia italiana. Cioè, ragazzi, non scherziamo su sta cosa, perché onestamente pure a noi italiani girano letteralmente le scatole. Per quel che riguarda invece il terzo punto, e qui abbiamo finalmente Roxanne Perez Hill. Allora, Roxanne Perez, che tra l'altro, innanzitutto non le manda a dire, perché secondo me, se non era per la figlia di The Rock, però Ava Rain, quante ne avrebbe dette? Perché se l'è presa con Tiffany Stratton e se l'è presa con l'Era Valkyria, ha gettato la peggior M su Becky Lynch, che ricordiamoci l'anno scorso vinse, seppur tenne per poco tempo, il titolo femminile di NXT. Infatti lei l'ha detto, ha detto: hai vinto solo perché tu quel titolo non l'hai mai vinto,
in carriera, altrimenti col cavolo che tornavi. Cioè, giustamente Roxanne Perez dice: io voglio questo strabenedetto match, questo benedetto rematch contro Laira Valkyria senza nessuna intromissione. Ad intromettere nel segmento ci pensa, oltre alla Bahrain, anche Tatum, che viene messa subito KO da Roxanne Perez, e alla fine vedremo poi sicuramente un match tra queste due, già per settimana prossima. Soprattutto per dare la possibilità all'area Valchiria di tornare dall'infortunio per storyline causatogli proprio da Roxanne Perez. Dall'altra parte, sempre per quanto riguarda l'universo femminile, Tia Hale ha letteralmente rotto con Jessie James dopo la sconfitta in tag team insieme a Fennon Alley contro Kiana James e Dizzy Dane. Tra l'altro, nel post match Hale ha detto che la pazza scatenata è tornata e che quindi con Jaycee è tutto finito, visto che comunque Jaycee la considera una perdente. Ridge Holland contro Sean Spears, che diciamo ha faticato per gran parte del match, ma diciamo che poi alla fine è riuscito a vincere contro Ridge Holland. Comunque è stato un match abbastanza carino, però alla fine la psicologia di Sean Spears ha funzionato e lo ha portato alla vittoria. Dall'altra parte, Obafemi ha leggermente squasciato il buon Brooke Jensen. E attenzione, perché a proposito di ladder match a WrestleMania, potrebbero addirittura fare un ladder match per il titolo nordamericano. E non sarebbe, diciamo, una cosa da scartare. Perché? Perché Obafemi ha Dijak che gli ha lanciato una sfida, Josh Briggs che comunque è l'avversario principale di Obafemi, cioè, poi ci sarebbe, vabbè, diciamo Joe Gacy, perché Joe Gacy comunque non è da scartare come possibile avversario. E onestamente, adesso che ha perso l'Heritage Cup, un No Andar non sarebbe da scartare, a mio modo di vedere, come possibile avversario di Obafemi. Magari un Fatal Five Ladder Match per il titolo nordamericano a Stand and Deliver non sarebbe male, però sicuramente faranno un match a tre o direttamente un match tra Brinks e Dijak per determinare chi sarà il number one contender al titolo di Obafemi. Quindi attenzione anche a questo. Per quel che riguarda invece i titoli tag team, i Latino World Order, ok, sono fuori dalla contesa per i titoli massimi tag team, ma sono comunque i primi sfidanti ai titoli dei Wolf Dogs, ovvero Baron Corbin e Bron Breakker, che comunque, vuoi o non vuoi, diciamo, devono difendere i titoli. E a mio modo di vedere, mi sarebbe piaciuto vedere entrambi i team a WrestleMania andare a prendersi quelle benedette cinture tag team. Attenzione, perché nel ladder match Bron Breakker e Baron Corbin, i Wolf Dogs mi sarebbero piaciuti. Christian, secondo me, condivide sta scelta, sta mia opzione, sicuramente. Bron Breakker e Baron Corbin mi sarebbero piaciuti a WrestleMania nel Six Pack Ladder Match, a mio avviso. Poi Alexis King batte Mr. Stone nel post match, Von Wagner salva Mr. Stone e lo porta via dalle grinfie di Alexis King. Detto questo, per diciamo chiudere puntata di NXT voto 6, siamo abbastanza tranquilla come puntata, onestamente. Comunque sia, sono, diciamo, abbastanza curioso anche di vedere come si svilupperanno i fatti in vista poi di Stand and Deliver, perché ricordiamoci, si terrà il prossimo 6 aprile a partire dalle 18, ora italiana.
Martino. Che Vincenzo, c'è parecchio da leggere per quanto riguarda NXT, e ringrazio Nobisu, Christian e Stefano Foggionova, hanno scritto parecchi commenti per quanto riguarda NXT. Colpa mia che li devo andare un momento a recuperare. Scusatemi ancora, ho quasi fatto. Ecco qua. Scusami, una domanda riguardante il main roster, anche se comunque è subiudice. In tutto questo, Jade Cargill non la vedremo? Triple H e soci si sono accorti definitivamente di quanto è scarsa e della fesseria che hanno fatto ad ingaggiarla? Stefano Foggiun. Andiamo a NXT. OTM vs LW, match che ha raccontato poco, e do la colpa principalmente all'LW, visto che succede questo in tutte le loro faide. Avrei fatto vincere gli OTM in modo da toglierci i messicani almeno da NXT. Invece con questa vittoria si qualificano al triple threat tag team match che assegnerà i primi sfidanti dei Wolf Dogs. Alexis King vs Robert Stone, incontro abbastanza inutile, giusto per dare una vittoria a Alexis e per far continuare la sua faida con Von Wagner. Von l'ha già battuta recentemente, ma forse faranno un ultimo incontro al pay-per-view. Stefano Foggione, Rigiolo ha fatto la figura del cioccolataio svizzero, match dominato, poi prende due mosse e perde. Non credo sia la maniera giusta per cercare di rilanciare una superstar. Obafemi vs Brock Jensen per il titolo North American. La settimana scorsa avevo due teorie: o che l'incontro finiva per squalifico per qualche scorrettezza di Josh Briggs, in modo da avere un triple threat match a stand and deliver, o che Obafemi vincesse facilmente contro Brock Jensen e si sarebbe trovato un nuovo avversario per pay-per-view, e l'unico che poteva essere era Giac. Proprio prima del match Oba incontra Giac, aumentando le possibilità che possa accadere la seconda teoria. Intanto a Puerto Rico arriva Josh Briggs, che dopo il loro incontro di qualche settimana fa sembra che si voglia riavvicinare all'ex tech team partner. Prova a dargli la carica, ma è arrivato troppo tardi, quando ormai Obafemi l'aveva già mezzo distrutto e ha solo assistito da vicino alla sua definitiva esecuzione. Graziano, Ilia Dragon per te va SmackDown o a Raw? Christian, nelle acque di quel fiume sotto il ponte c'è ancora il cadavere dell'anima di Troy Donovan, infatti è andata a finire Ring of Honor. Col Carter, l'ex Troy Donovan e il Ring of Honor. Ed è peggiorata, se non mi sbaglio, nella stable capitanata da Maria Canelles. Devo andare a controllare meglio. Vabbè. Graziano Pisu, vedo che c'è che Buchetti ha fatto un buon lavoro con Roxanne Perez, ma poi si dice addirittura è stato Buchetti avrebbe sparato a zero durante il suo podcast contro CM Punk, e le male lingue dicono perché Buchetti è geloso di CM Punk per quella famosa foto che fece con Cora Jade e Roxanne Perez. Vabbè. Prego Vincenzo, poi continuiamo, prego. Ho questa notizia di Booker T e CM Punk che addirittura sono arrivate alle mani, l'ho sentita pure io nello spogliatoio di NXT, però non credo che sia vera, anche perché tra i due c'è comunque del rispetto, e onestamente Booker T che ha fatto un ottimo lavoro con Roxanne Perez si è visto, soprattutto perché la ragazza aveva bisogno di questo cambio di personaggio, di questo cambio di umore, per essere molto ma molto credibile, e onestamente sta andando abbastanza bene a mio modo di vedere. Poi vedremo quello che poi succederà nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Per quel che riguarda invece Ilja Dragunov, diciamo sarei più propenso nel mandarlo a Monday Night Raw, a mio modo di vedere, anche se comunque SmackDown diciamo potrebbe anche appropriarsi del talento russo. Per quel che riguarda invece la LWO vince contro gli OTM,
E diciamo adesso avrà questo triple threat number one contender tag team match. Sicuramente vorranno un po' rifarsi anche per scacciare la maledizione che non gli sta portando tanta tanta fortuna. Per quel che riguarda invece Oba Femi, sono più sicuro che potrebbe affrontare sia Dijak che Josh Briggs, visto che nel pre-match tra lui e Jensen, Brinks è andato a muso duro diciamo, ha trattenuto Brooke Jensen dall'attaccare comunque Oba Femi, ma Oba Femi comunque gli ha lanciato una sfida a Josh Brinks all'esterno dell'arena e onestamente che si mette in mezzo tra Femi e Dijak per il match di Stand and Deliver per il titolo nordamericano, sarei abbastanza colpito. Per quel che riguarda invece Ridge Holland, ha fatto diciamo il suo, poi alla fine cade nel tranello di Sean Spears e perde come se nulla fosse. Fino Continuiamo, allora, ecco qua, Arena Grace vs Gigi Dolin, non c'è un altro modo di commentarlo se non con trasciata assurda. Queste sono le cavolate alla Santino Marella, erano ridicole con lui, nonostante le spacciassero per divertenti e vederle fare dalla figlia è anche peggio. Si sono messi a fare la gara dei Loblaw tra donne, ma l'arbitro ha visto solo quella di Gigi Dolin e per questo la squalifica. Il personaggio di Arianna che vince per caso e per fortuna funziona anche, ma se la messa in scena è questa risulta ridicola. Sefro Fuggiu, ma sono l'unico che non ha per niente hype per questo match Dragunov contro Tony D, perché l'Italo americano non è in galloni per avere un match perché l'Italo americano non è in galloni per avere un match così importante. Shawn Michaels e soci. Aspetta un secondo, scusami, in questi mesi non sono stati in grado di costruire dei main eventer. Christian, Kiana James, Itzy Dame contro Thea Hill e Fallon Henley, che arriva all'ultimo momento per sostituire Kehlani Jordan. Dopo un po' arrivano anche Jessie Jane e Jasmine Nix, che si comportano in modo strano. Salvano Fallon da un Big Boot di Itzy, che però finisce contro Tia, ma non sono affatto dispiaciute. Dopo che Kiana ha vinto l'incontro, c'è un pomo di Tia Hill che non capisce perché Jessie Jane si sta comportando così, ma che smetterà di essere sua amica e tornerà ad essere la cheerleader scatenata come era prima del suo arrivo. Non so nemmeno se considerare questa cosa come uno split o un tradimento. Shawn Michaels ci ha mandati in confusione. Beh, tipicamente dello showstopper di Mr. WrestleMania. Poi Graziano ci ricorda che è rientrato Soruka. Poi, sempre Christian, Ridge Holland vs Sean Spears. Hanno tirato fuori una bella battaglia e più il match andava avanti, più aumentava la voglia di Ridge di fargli male. È arrivato anche a schiantarlo sul tavolo di commento. Ma quando è sul punto di colpirlo con la sedia, l'arbitro lo blocca, ne approfitta Sean per colpirlo la sua finisher. E nella caduta è anche finito sulla sedia. Però non c'è stata la squalifica. Promo di Trick Williams che parla di Carmelo Hayes, ma vengono interrotti a sorpresa dai Metafor che lo sfidano per settimana prossima. Scoppia una rissa con Trick che si sbarazza facilmente di Noah Dar e Oro Mensah, ma da allora all'improvviso si bacia con Lash Legend, lei che in passato ha resistito al fascino di Otis, ma che cade vittima di quello di Trick. Non vorrei che cogliesse l'occasione per buttare dalla mischia anche Kehlani Jordan al fianco di Carmelo Hayes per fare la battaglia tra le coppie dei fidanzati. E Stefano Poggione, mi piace, aspetta un momento che lo recupero, colpa mia, scusa Vincenzo, però sto commento lo devo leggere. Ecco qua. Mi raccomando, lasciate il mi piace al video, a voi non costa niente, per noi è importante. Non ti dimenticare Lorenzo, perché è arrivato pure Lorenzo, è arrivato. Così ci divertiamo un poco, ci mancava. Ti vogliamo bene Lorenzo. Aspetta un momento, ecco qua, scusami Vincenzo, ecco.
Sefrogio, mi piace invece la categoria femminile di NXT, ci sono molte ragazze che possono avere i galloni come number one contender a differenza degli uomini. Chi credi avrà il futuro più roseo? Prego Vincenzo, quello che ti ricordi ovviamente. Allora, per quanto riguarda l'universo femminile di NXT, allora direi una cosa, se TIA il diciamo andasse sulla buona strada, iniziasse a diciamo a mettere su qualche risultato importante, beh, TIA potrebbe essere diciamo uno diciamo una che secondo me potrebbe veramente fare bene nell'universo femminile di NXT. Per quanto riguarda le varie coppie, Trick Williams e Lash Legend, diciamoci la verità, Christian, un conto è il fascino di Otis, un conto è il fascino di Trick. Diciamo non è una bionda. Quindi questa potrebbe essere la risposta giusta. Ecco perché Lash Legend non è caduta tra le braccia del buon Otis. Quindi il fascino di Otis non colpisce le ragazze con i capelli scuri, ma bensì le bionde. Ecco, Otis, se ci sei, magari ci dai qualche consiglio pure a noi. Per quel che riguarda invece Tony D contro Ilja Dragunov, allora, esaltato non proprio, però diciamo è curioso sto match, perché da una parte prenderei le difese di Ilja Dragunov, dall'altra però comunque abbiamo un Tony D che si è avvicinato in diverse occasioni a un titolo singolo ad NXT e purtroppo diciamo non è andato a buon fine, quindi secondo me potrebbe anche starci la vittoria di Tony D per poi far passare nel main Ilja Dragunov, quindi vedremo poi quello che succederà. Per quel che riguarda invece Noam Dar, che ha sfidato Trick Williams, diciamo, sono soltanto preparativi per Stand and Deliver, anche per vedere le condizioni di Trick Williams, quindi tutto qui. Fino. Aspetta un momento, scusami, aspetta un momento, se riesco a recuperare, se lo devo prendere YouTube, ecco qua, perfetto, scusami. Allora, momento che c'era un commento di Cristian sul Judgment Day, se riesco a recuperare, momento ancora, scusami, e vabbè, ecco qua, no, è la freccia che non mi faceva scendere. Quasi ci sono e ci resteremo, ecco qua, perfetto, scusatemi ancora. Allora Christian, io avrei fatto difendere il Judgment Day due serate, i titoli di Copy SmackDown contro i Wolf Dogs e quelli di Raw contro gli Avson Truth. Poi se for fortune Oba Femi lo trovo cazzuto, la WWE ha finalmente trovato un nigeriano top dopo i buchi nell'acqua di Omos e One Nation, per chi non lo sapesse, Apollo Crews. Ora mi sfugge, vabbè, come si chiama il WWE, visto che sono mesi che non lo vediamo, Apollo Crews. Poi, nonostante che come One Nation era una top star nelle indie. Torniamo sempre a Sefor Fogione. Ah no, scusami. Lorenzo. Ben arrivato, Lorenzo. Non ti dimentica di lasciare il mi piace, te morto. Cosa gli vuoi dire a Dwayne Johnson? Incassa le critiche e le rigira completamente, riuscendo a riportare il pubblico a suo favore in poche mosse. Solo lui può farlo. Graziano Piso, io e Juicy Jane la vedo nel main roster, o come manager di una stable oppure in coppia con Chelsea Green. Che ne pensi? Anzi, ma la volete mettere tutti in coppia con Chelsea Green? Vabbè. Sempre Lorenzo, capolavoro. Sapevo che Rock non avrebbe deluso. Canzone stupenda, poi il passaggio dalla cacciara divertente alla serena con le minacce dimostra che il Rock è di tutt'altro livello. Ora voglio questa canzone su Spotify.
se fossi un sostenitore di Cody mi vergognerei di fare uno che piaggia come un bambino, Mr. Crybaby, ma mai nome fu più azzeccato. Certo che mettere questo come opener non è stato l'ideale, poiché al confronto il resto della puntata è stata blanda. Stefano Foggioli, io Roxanne Perez come il non la vedo credibile. Vediamo se sarà smentito nelle prossime settimane. Sebbe Lorenzo, se fossimo nel main roster vorrei che Shawn Spears sparisse quanto prima, ma siamo ad NXT e non capisco dove HBK voglia andare a parare, il che di solito è un bene. C'è anche da dire che Spears ha un attire a Katsum con una maschera poco caratteristica, quindi potrebbero veramente non esserci piani a lungo termine. Lorenzo Sebbe, su Roxanne Perez il sopravvuto riserve, ma spero che torni ad essere campionista, malgrado stia amando il regno di Lyra Valkyria. Sebbe Lorenzo, Tony D deve assolutamente sconfiggere la Dragunov e continuare a riempirci le puntate con i suoi segmenti, anche perché rispetto allo Zar ha tantissimo in più da dire e fare. Sebbe Lorenzo, Bafemi mostro indiscusso che ci piace e spero in un... Mamma mia, Lorenzo, quando tu scrivi le abbreviazioni... Pino in un gigantesco triple threat. Gigantesco triple threat. O... a Smecca Down, no. No, SSD sarebbe un six match con Dijak e Brinks. Uno steel cage match. Il titolo in ogni caso rimarrà la vita di Obafemi, come è giusto che sia. Penso che allo stesso tempo spero che vuole e Tiori vengano messi nell'under match, visto che, mamma mia, quando fa queste abbreviazioni, no, comunque prima era Stand and Deliver, ci ha aiutato, grazie Cristian, però devo bacchettare giovedì prossimo, anzi già domani sera, però... Vabbè, giovedì prossimo devo bacchettare. Sì, ho capito, stendete lì. Devo bacchettare a Lorenzo. Ma Lorenzo, se solo ti riuscissi ad acchiappare, pezzo per pezzo ti devo fare quando tu fai le abbreviazioni. Mamma mia, quando mi fai andare ai pazzi, fai andare. Allora, penso allo stesso tempo, spero che vuole e Tiori vengano messi nell'under match, visto i GB e chi sono. Saranno anche nel torneo dei titoli i tag sarebbero i Good Brothers. Oh Lorenzo, vabbè, prego Vincenzo, prego, mamma mia, quanto te ne devo dire giovedì. Vabbè no, Cristian, ma tu sei più giovane, basta, io sono un vecchietto e a me mi devi servire col cucchiaino, ecco, vabbè, ecco, prego Vincenzo, ecco. Comunque, io sono il direttore, tralasciando questo, due Johnson non gli si può dire praticamente tutto, cioè Dwayne è quello che è, è una star internazionale, l'emblema e l'intrattenimento fatta persona, cioè The Rock, ragazzi, con il concerto, secondo me se viene o al Maradona o al San Siro fa più, diciamo, hype lui che il resto della scena della musica italiana, e The Rock è maggiore di tutta la musica italiana che ascoltiamo oggi, con tutto il dovuto rispetto, però è così, ragazzi, cioè, ma di che parliamo? The Rock è quello che è. Per quel che riguarda invece Grayson Waller e Austin Theory, io anch'io mi auguro che possano andare a WrestleMania per i titoli tag team, ma la vedo abbastanza difficile. Dall'altra parte però comunque abbiamo diciamo ad NXT, diciamo, la situazione che riguarda Roxanne Perez, che da Hill potrebbe essere interessante, e giustamente dobbiamo aspettare qualche altra settimana. Il titolo, penso che non so se lo vincerà o meno, perché poi comunque questa è una cosa che poi ne parleremo durante i pronostici di Stand and Deliver contro l'Aira Valkyria, però l'Aira non è che stia facendo male, anzi facendo pure bene a mio modo di vedere. Per quel che riguarda invece Lorenzo, Vincenzo, preciso, a parte stavo confondendo con Lorenzo, scusami Vincenzo, a parte
tu dall'Arena Valchiria che vuoi pretendere? Cioè, che vuoi pretendere? Che deve fare di più di quello che sta facendo? Prego, prego, e poi continui. Quello è. No, no, ma a parte questo. Prima Christian diceva il fatto del match tra Gigi Dolin e Ariana Grande. Ragazzi, ma perché esiste pure un low blow a livello femminile? Vabbè, comunque lasciamo stare, perché queste sono le trecciate in stile WWE, lasciamo perdere. Io evito pure di menzionare, però in quel momento secondo me qualcuno di noi avrà pensato: ah, se c'ero io a mettere il piedino lì a Gigi Dolin. Beh, meglio di no. Comunque, parte questo. Su Tony D, vincitore a Stand and Deliver, pure io sarei d'accordo, soprattutto perché comunque con la vittoria magari eventuale di Tony D tu daresti la possibilità di Ilja Dragunov Vincenzo, per andare scusa che ti Vincenzo, scusami che ti interrompo un'altra volta e poi riprendi. Condoglianza alla famiglia di Angelo Dawkins, è morta la madre, condoglianza. Prego Vincenzo. Condoglianza alla famiglia del buon Angelo Dawkins. Prego Pino, comunque avevo finito. No, era su Ilja Dragunov, stavi dicendo, poi mi sembra su Dragunov. Mi sembra. Cioè, vabbè, ho detto... No, ripeti. Sì, eventualmente dovesse andare a vincere Tony D, avremmo poi la possibilità di vedere o a Raw o a SmackDown Ilja Dragunov, che quasi subito passerà nel main. Pino? Ecco, riprendiamo. Sempre con Bon Lorenzo. Scontato che ci sarà Bianca ad aiutare Bayley e Naomi, con quest'ultima andranno a vincere i tag team a WrestleMania dalle Kabuki Warriors. Un'ultima su concetti. I primi 20 minuti di The Rock contengono più wrestling di Raw, SmackDown, Dynamite, Collision, Rampage, TNA, NWA Power messi insieme. Mamma mia! Lorenzo! Poi Christian, Juicy Jane, se si impegna può raggiungere il record di tradimenti di Dakota Kai, vabbè, ci mancherebbe pure, con un maestro come Shawn Michaels che ti vuoi aspettare. Poi, basta così. Vabbè, poi Christian, mi ricordo di organizzare una live per parlare di The Rock, ma questo a questo punto lo faremo a pochi giorni da WrestleMania, poi nel caso... Se vuoi partecipare pure tu, ci mettiamo d'accordo, capito Vincenzo? Vincenzo? Ok, sì, no, ti ho capito. No, mi metto d'accordo con te, poi metto a pochi giorni da WrestleMania, però di conseguenza lontano ovviamente da un lunedì, martedì o mercoledì. Vabbè, poi vedremo, però mi metterò poi d'accordo con te e poi lo comunicherò a Christian e faremo una cosa a tre. Scusa, purtroppo si dice così, se no Vincenzo, faremo direttamente un triple treat. Meglio così, ma grazie Vincenzo che mi ha tolto le castagne da fuoco, se no sembrava qualche cosa un po' così. Vabbè, lasciamo stare. No, faremo, io con te non ci tengo a fare un trio. Però da solo. No, oppure facciamo direttamente un tag team un trios tag team direttamente. Sì, con le cinture in palio dell'IW, le cinture trios. Comunque, a parte scherzi, allora c'era quella su scusa se ti ricapitolo un momento su Juicy Jane, Bianca Belair, Juicy Jane e The Rock. E poi The Rock, ecco, prego. Allora, con Bianca Belair potrebbe entrare anche Jade Cargill volendo, visto che comunque Jade non la vediamo da un bel po', quindi è giusto che al fianco di Bianca Belair potrebbe anche esserci Jade Cargill, magari andare contro i Kabuki Warriors proprio per i titoli tag team, mentre invece Naomi va ad aiutare Bayley contro
Dakota Kai più che altro. Per quanto riguarda The Rock, cioè The Rock, dove lo inserisci, lo inserisci sempre meglio di tutti, va. E questo è un dato di fatto importante. Mentre invece per Jesse James, onestamente, cioè, diciamo più che altro vorrebbe battere il record di De Laurentiis di quest'anno. Se De Laurentiis quest'anno ha fatto fuori già due allenatori, col terzo che sarà Calzona, Jesse James quest'anno vorrebbe già fare fuori 4-5 persone, perché oltre a TA, l'intera CSU potrebbe anche far fuori la ragazza che è accanto a lei. Quindi, ok, il tradimento c'è. Pino? No, Cristian, nuove esperienze? No. Purtroppo non riesco a portare delle donne sull'ora del vestito come opinionista, purtroppo questo, ma diciamo onestamente non se ne vedo tantissime di ragazze che si interessano al wrestling, e purtroppo per me è quasi un'impresa titanica riuscire a portare come opinioniste fisse. Apparizioni ci sono state, ma fisse è quasi impossibile. Poi Vincenzo, se c'hai tu qualcuna diciamo interessante, poi proponimelo, però ne deve valere la pena. Vincenzo? Quello è il problema. Oggi come oggi, dove le trovi donne che si appassionano? No, perché ne si ha fatto una, due. Ha fatto la battuta abbiamo fatto facciamo il trio, cioè, ha detto puoi provare nuove esperienze. Io vorrei provare portare qualche donna come opinionista fissa, però purtroppo è un problema. Troppo fissa, apparizioni sì, le ho fatte, ne abbiamo fatte, ci sono state, però fisse no. Sarei pure disponibile usando la stessa filosofia come fatto col buon Lorenzo quando viene Cristian a trovarci. La filosofia: non siamo d'accordo, esprimi la tua idea, non siamo d'accordo, però finisce lì, amici come prima. Allora Vincenzo, l'ultima volta, perché non ci sono più, vabbè, scrivete ancora qualcosa se volete, ricapitolo l'ultima volta. Allora voto di Raw, voto di SmackDown e voto di NXT. In più devi dire che cosa non ti è piaciuto di tutti e tre gli show, prego Vincenzo. Allora, voto di Raw 8, quello che non mi è piaciuto è stato il comportamento di Cody durante l'intervista, perché veramente il Mister Crybaby non si può guardare, c'è uno sfidante al titolo mondiale così ridotto, dopo gli ha tirato una sberla a The Rock. A sto punto veramente, cioè sei un imbecille prima tu. Voto di SmackDown 7, quello che non mi è piaciuto, diciamo, è stata più che altro la gestione del torneo tag team per la qualificazione al match di WrestleMania, più che altro questa. Per quanto riguarda invece NXT 6, quello che non mi è piaciuto è stato il match, lo squash match tra Obafemi e Bru Jensen, però questo più che altro per dare un po' più di pepe a quello che poi sarà un match tra Obafemi, Josh Briggs e Dijak in vista di Stand and Deliver. Pino? Naturalmente cercheremo di offrire il miglior servizio possibile per quanto riguarda WrestleMania Week, tra WrestleMania, Stand and Deliver, poi probabilmente, però è un rumors che ve lo voglio dare, tanto la fonte, vabbè, il nostro amico Alessandro Gazzera, praticamente che dice che pure la TNA parteciperà a WrestleMania Week, non so con quale show, può essere pure che riproporranno il match, lo spettacolo vintage, che mi dimentico come si chiama, non credo che faranno puntate nuove, però non lo so. Comunque ci ha riportato il rumors che la TNA partecipa a WrestleMania Week, quindi ci saranno pure loro.
Vabbè, perché si diceva che la tieni poi ovviamente disputando comunque, cioè con Rebellion nella settimana di WrestleMania, logicamente sarebbero di riposo e poi i lottatori, vabbè, sono liberi di essere poi prenotati nelle varie federazioni durante WrestleMania Week. Invece sembra che quello che da Rumors però ci ha detto prendetelo con le pinze di Alessandro Gazza nel nostro gruppo WhatsApp, risulterebbe che anche la TNA sarà presente a WrestleMania Week. Vabbè. Allora, Vincenzo, ultime cose che ci sono in chat, aspetta un secondo, scusami. Allora, vabbè, Christian che vabbè ci dice pure un giorno tra lunedì e mercoledì per quanto riguarda su The Rock. Vabbè, poi mettiamo d'accordo, vabbè, tu e io, però la settimana di WrestleMania, capito? Vabbè, poi ci metteremo d'accordo. Poi, Stefano Foggioni, io credo che Dragunov deve lasciare la cintura a un campione dall'alto status e Tony D non lo è. Poi, Christian, l'unica cosa da bocciare di Raw è l'intervista a Mr. Crybaby Cody Rhodes. Prego, Vincenzo. Ma è giusto quello che dice Christian, cioè l'intervista a Cody Rhodes è veramente da bocciare, cioè potevi pure evitare di farla a sto punto. Per quel che riguarda invece diciamo il possibile sfidante, ok, ci potrebbe anche essere Josh Briggs come possibile campione successivo a Ilja Dragunov. Se proprio non vogliamo darlo a Tony D il titolo, beh, potrebbe anche esserci Josh Briggs volendo, perché comunque le qualità in singolo rispetto a Brooke Jensen le ha, a mio modo di vedere, quindi ci può pure stare. Fino. Allora, è arrivato il momento di chiudere dei ringraziamenti. Allora ringrazio Cristian, Graziano Pisa e Stefano Foggioli che ci hanno tenuto compagnia fino all'ultimo. Grazie. Ringrazio il capo opinionista indiscusso da World Wrestling Entertainment, Vincenzo, De Scorpio Cancello. Grazie Vincenzo. È sempre un piacere. Ringrazio tutti gli utenti che ci hanno seguito nella live, lasciando un bel mi piace al video, a voi non costa niente, per noi è importante. Ringrazio anticipatamente chi poi recupera in un secondo momento il caffè del pomeriggio. Poi non vi dimenticate l'appuntamento domani sera con il direttore risponde. Sì, domani sera, ore 21, il direttore risponde su Twitch. Quindi lasciate poi le vostre domande nei commenti. Casomai Vincenzo, se ti ricordi, se vuoi farlo pure tu, è cosa buona e giusta. Poi per quanto riguarda, va bene, i prodotti audio, i contenuti audio, cioè vabbè, il recap di Lorenzo Fanti, la newsletter di Alfonso Cascello. Poi per quanto riguarda le live, poi vi rimando ovviamente a giovedì prossimo che inizieremo con le live per quanto riguarda YouTube, ovviamente con la strana coppia. Comunque non vi dimenticate, domani sera ore 21 il direttore risponde. Domani sera ore 21 il direttore risponde. Da Pino Fasciano e l'ora del Vessi che è tutto. Buona serata, buon sabato e buone botte. Grazie a tutti.